forme e colori e a Roma in Via Latina 403, telefono 06 78 87 442. Bene, ci sembrava doveroso salutare il numero 10 che ha fatto godere ed impazzire tante folle, sia di tifosi che di squadre avversarie e sia tifosi della squadra di cui ha militato, quindi uno dei più grandi, il più grande, questo non sta a noi giudicarlo, noi lo giudichiamo per quello che ha dato in campo, per quello che ci ha fatto vedere e per tutti quelli come me e come tanti altri che hanno potuto vederlo giocare in campo. L'abbiamo ammirato come fenomeno, l'abbiamo ammirato come calciatore di una squadra che magari non aveva molta fortuna per quanto riguardava la vittoria di campionato del campione italiano, riuscì a portarla a livelli incredibili. E diciamocela tutta, l'hanno amato anche i tifosi delle squadre più avversarie e quelli che le hanno fischiati, e forse l'avremmo fischiato noi anche qualche volta, solo perché avrebbero voluto averlo nella loro squadra. Quindi un grazie, diciamo solo grazie, poi avremo tutto il tempo per parlarne, ma io farei un ultimo applauso a Diego. Grazie ancora. Bene, amiche ed amici, benvenuti all'ennesimo appuntamento del giovedì, ormai canonico appuntamento del giovedì alle ore 21 sul canale 86 del Digitale Terrestre, One TV, sulla piattaforma Sky alla pagina 5086 e sulla nostra pagina Facebook Sarà Perché Tifiamo. Potete seguire la trasmissione in questo modo, quindi non dovete fare altro solo che mettermi comodi sui divani e godervi questa trasmissione che
per via di quello appunto che è successo, ha scombussolato un po' tutti noi. Tutti noi siamo rimasti un po' più scossi, chi più chi meno, ma soprattutto per noi amanti del calcio è stata una notizia dolorosa, diciamo, ci ha colpito tanto. Tante sono gli attestati di stima da tutto il mondo, quindi quando un personaggio è amato così in tutto il mondo significa che qualcosa di buono ha dato, e noi ci prendiamo tutto il buono che ci ha dato Diego. Abbiamo uno studio che, oltre alla formazione abituale, questa sera è ricchissimo, e quindi abbiamo dovuto anche spostare uno dei nostri ospiti in uno studio adiacente e sta seguendo la sua amatissima Roma, e lo presenterei subito. Alex Nucciatelli, benvenuto Alex. Ciao a tutti, piacere di stare con voi anche questa sera, in un giorno magari un po' triste, abbiamo avuto una grandissima perdita, un grande uomo. Vedo che hai uno sfondo, una bella immagine di Roma, quindi voglio dire, tu un gladiatore, anzi un legionario romano, proprio simbolo della romanità e soprattutto un tifoso della squadra che stai seguendo tra l'altro in diretta. Ci vuoi aggiornare sul risultato? Credo si che gioca molto a centrocampo, per adesso siamo al sesto minuto del primo tempo, una partita abbastanza equilibrata, non ci sono state grandi occasioni da gol, un tiro del Clugi fuori di poco. Perfetto. Poi di parecchio, non era molto... Benissimo, partita alle battute iniziali. Vi ricordo il numero per poter interloquire con noi, quindi porre le domande agli ospiti studio, il 371-313-8989, potete mandarci dei messaggi WhatsApp allo studio, ai nostri ospiti, e porci tutte le domande che volete, tutti i vostri pensieri e tutto quello che veramente vi viene in mente riguardo sia Diego e tutto quello che sta accadendo nel mondo del calcio. Parleremo ovviamente di campionato, parleremo di coppe europee. In questo momento stanno scendendo in campo, anzi sono iniziate sia la Roma che il Napoli. Il Napoli sta giocando appunto con il Riega questa partita nello stadio che verrà dedicato a Maradona. Parleremo ovviamente della Champions League, dove ha visto quattro italiane con risultati abbastanza diversi ed alterni, quindi parleremo sia della Juventus, sia della Lazio, sia dell'Atalanta e sia dell'Inter. Parleremo anche con degli amici che avremo in collegamento, quindi non perdete veramente questa puntata, e soprattutto con gli ospiti in studio che vado subito a presentare. Alla mia sinistra l'immancabile commentatore, opinionista, nonché presidente dell'Interclub Belli di Roma, ma devo dire che quando parla di calcio è molto equilibrato, Fedele Maiorano. Grazie Fedele. Ciao a tutti i telespettatori. Volevo soltanto dire una cosa, che il Milan, che ha già giocato, ha pareggiato 1-1. Perfetto, un tifoso nerazzurro ha aggiornato il risultato del Milan, quindi 1-1, un buon risultato per la squadra di Pioli, in questo caso di Bonera in panchina. Prosegue questo cammino del Milan in Coppa, nella ex Coppa UEFA, e quindi l'attuale Europa League, e quindi vedremo adesso i risultati poi di Roma e Napoli. Dove c'è il presidente c'è anche il vicepresidente, ma non è vicepresidente solo perché in due non potevano essere un presidente solo, quindi Alberto Ambrosino, il nostro maestro, benvenuto Alberto. Buonasera, buonasera a tutti gli spettatori. Questa settimana abbiamo tantissimi argomenti, probabilmente riusciremo anche a trovare il tempo per il tuo ce l'ho con, ma una battuta brevissima sul tuo eventuale ce l'ho con. Allora, ce ne sono tanti di gonne con quest'Inter che va a questa velocità a scarto ridotta, sicuramente qualcuno dell'Inter andremo a colpire questa sera. Benissimo, quindi siamo molto agguerriti sulla zona nero-azzurra questa sera in virtù del risultato di ieri, che non è stato proprio un risultato che la compagine di Conte si aspettava o almeno che avrebbe voluto ottenere. Bene, e c'ho un grande piacere in questo momento di ospitare e di presentare un calciatore, un allenatore, un uomo, un professionista serio che ha fatto del suo amore, ha fatto una passione, ne ha fatto un lavoro, e ancora adesso, ovviamente anche perché è giovanissimo, è ancora in campo. Poi parleremo anche adesso della sua situazione attuale come allenatore, l'indimenticabile, l'indimenticato portiere della Lazio degli anni Ottanta, ce l'abbiamo alla mia sinistra, Riccardo Budoni. Grazie Riccardo. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie Riccardo, benvenuto. Grazie a voi.
con noi, ci fa molto piacere averti in trasmissione perché sei stato uno di quei personaggi che nel mondo del calcio hanno lasciato veramente un bel segno. E hai avuto una bella carriera, perché la possiamo dire una bella carriera, perché io dico sempre chi ha calcato campi di calcio professionistici ha fatto una bella carriera. È uno di quelli che tra virgolette ce l'ha fatta, quindi, ed è qui con noi. Parleremo di Lazio, parleremo ovviamente della situazione attuale della Lazio, della situazione nella classifica della Champions League, del campionato, e parleremo anche di lui, di cosa sta facendo attualmente, perché ovviamente ci può dire attualmente, diciamo, allenatore di calcio a 5 di squadre che poi vi andrò a nominare. E attualmente, diciamo, è un periodo in attesa di sistemazione, diciamo. In attesa di sistemazione, una pausa di riflessione. Quindi tutti i proprietari, tutte le società di calcio a 5 che sono in cerca di un allenatore di un certo livello, di un certo peso, noi ce l'abbiamo qui pronto con voi. Non siamo procuratori, quindi, diciamo, non chiediamo commissioni, siamo pronti a cedervelo, perché è un pozzo di esperienza, è un pozzo di cultura calcistica e soprattutto è un grandissimo professionista in tutte le cose che fa. Non poteva mancare, avete visto prima Alex Nucciatelli, quindi non poteva mancare la sua metà, che ovviamente è in studio con noi, li abbiamo divisi solo per qualche ora, speriamo che Alex non ce ne voglia. E abbiamo la nostra Ilari Santelli. Benvenuta. Grazie. Ilari. Buonasera a tutti. Benvenuta con noi. Ci racconterai, tra l'altro, Ilari è stata assente l'altra settimana perché ha avuto un'esibizione, ci racconterà poi volentieri quello che ha fatto la scorsa settimana. Lei è una modella di moda, è un influencer, è tra l'altro un atleta di IBBF, model bikini, quindi una categoria che poi ci spiegherà, quindi ci darà veramente delle delucidazioni sullo sport, e l'abbiamo divisa da Alex, speriamo che non ce ne voglia quando tornerà in studio. L'abbiamo fatto ovviamente per mantenere le distanze, perché in questo momento bisogna sempre mantenere le distanze e attenerci a quello che ci dicono, diciamo, i vari decreti ministeriali, che ci impongono sempre di mantenere le distanze. La mascherina non l'abbiamo tolta qualche secondo fa prima di entrare in studio, quindi mi raccomando, atteniamoci alle regole. Bene, dopo questa presentazione io manderei il primo stacco pubblicitario, che durerà pochissimo, non ve lo perdete, perché ci sono dei nuovi inserzionisti nella nostra trasmissione e poi c'è sempre lui. Forme e Colori è un'azienda moderna e frizzante, un contenitore di idee, l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Forme e Colori è un laboratorio creativo dove l'esperienza e la passione si intrecciano in una costante ed incessante ricerca di materiali, forme e idee riviste in prospettiva futura. I nostri professionisti, con passione e approfondita preparazione, accompagnano il cliente in un percorso sensoriale per la realizzazione di ambienti confortevoli ed esclusivi. Lo staff di Forme e Colori crede nel design e nel concetto di bellezza a 360 gradi, rendendo così ogni progetto personale e fruibile, bello e pratico. Vi aspettiamo presso il nostro showroom. Forme e Colori è a Roma in Via Latina 403, telefono 06 78 87 442. Signor Bracconeri. Fabrizio, buongiorno. Oh, scusi, ma mazza, oltre che bellissime sono anche resistentissime. Complimenti. Con le vetrate Wisi basta un gesto. Apro al fresco, chiudo al caldo e mi godo i miei spazi. E con pioggia, vento, afa e rumori ho chiuso. Signori,
Marina, mi spieghi se ho capito bene. Cioè, basta chiamare questo numero verde e fate tutto voi? Ossia, venite a casa mia, fate il sopralluogo, fate il preventivo, realizzate il vetro, realizzate il profilato, la costruzione, lo montate, l'assistenza, insomma fate tutto e siete un'azienda italiana. Sì. Ma io vi amo! Scegli le vetrate Wisi. Se non è Wisi, non è una vetrata. Fabrizio, ma che fai? Ma mi sono innamorato di questa azienda, io rimango a lavorare qui. Wisi, i numeri uno delle vetrate. Se non è Wisi, non è una vetrata. Wisi.it. Scauto, siamo il vostro concessionario di fiducia Ford a Roma. Siamo in via Tuscolana 297, altezza Furio Camillo. Da 35 anni nel mondo Ford, vi assistiamo nell'acquisto di auto nuove e usate, con garanzie e finanziamenti in sede. Curiamo la vostra vettura Ford dai tagliandi alla manutenzione totale, con vendita di ricambi originali in sede. Tuscauto, il tuo concessionario di fiducia. Garanzia di serietà e professionalità. Vi aspettiamo. Il centro di Roma, passi da San Pietro, Trattoria da Luigi. Dal 1960 il ristorante più accogliente della capitale. Potete gustare i migliori piatti della cucina italiana e tradizionale. Carne e pesce sono le nostre specialità, accompagnate da un'accurata scelta di vini. Ristorante Trattoria da Luigi è meta di importanti personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura. Il tutto in un ambiente ed un'atmosfera allegra e riservata. Ristorante Trattoria da Luigi, la buona cucina alla portata di tutti. Eccoci ritornato in studio, andiamo velocissimi, tante rubriche, tanti collegamenti, tante cose di cui parlare e partirei subito con la prima rubrica della settimana. I 30 secondi. Bene. Tuscauto, il tuo concessionario di fiducia. Vi aspettiamo. Ecco, allora, c'è stato, abbiamo messo il chi è, quindi a questo punto i 30 secondi li facciamo qualche istante dopo, partiamo subito con il chi è e metterei, ecco, la foto del calciatore misterioso, come ci ricorda la nostra Hillary. Tu hai idea di chi potrebbe essere Hillary? Calcola che parliamo di forse di un secolo fa rispetto alla... Ovviamente forse sono un po' piccolina per ricordare. È un po' una provocazione. Allora, 371-313-8989 per indovinare il calciatore misterioso. E se sarete bravi l'avremo in collegamento con noi e avrete in omaggio un gadget della vostra squadra del cuore che i nostri amici del club Belli di Roma vi omaggeranno. 371-313-8989, il calciatore misterioso. Qui in studio avete qualche idea, qualcosa? Escludo mister Budoni perché probabilmente... Non so, forse è una generazione precedente, ma sicuramente, vero mister? Sì, penso che sia... Quello che stai pensando. Ecco, quindi direi di non dire il nome perché... È un portiere, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, è un portiere, vi diamo anche un altro indizio. Era nel Foggia, giocava nel Foggia negli anni 70, diciamo, è stato un periodo importantissimo. Troppi indizi. E allora, per i troppi indizi che ho dato, devo subito cambiare argomento e passare a questo punto alla seconda rubrica che è...
I 30 secondi. I 30 secondi. Andiamo qua. Bella pensata. Se non è Wheezy, non è una vetrata. Wheezy.it. Velocissimi stasera, 30 secondi. Parto sempre dalla mia sinistra, i 30 secondi a Fedele Morano. Allora, non aggiungo altro a tutto quello che abbiamo detto, dico soltanto che io l'ho visto giocare tante volte, da avversario, quindi da tifoso l'ho odiato, ma l'ho talmente amato da sportivo. Bene, veramente i 30 secondi sono concentrati, ma soprattutto hanno parecchio significato e non poteva che dedicarli a lui anche da avversario. 30 secondi ad Alberto Ambrosino. Sì, sì, questa sera è d'obbligo dedicarli a Diego Armando Maradona. Dedico i 30 secondi di Maradona, li dedico alla sua umanità, al fatto che sia sempre stato un giocatore che ha pensato sempre al sociale. E in questo caso vediamo questa foto dove fa il famoso gol alla mano di Dios. Era legato alla sua voglia di rivalsa dell'Argentina contro gli inglesi per via delle Malvinas. Ma è un giocatore che si è sempre interessato sempre del sociale. Qui una frase bellissima dove confessava di aver litigato con il Papa perché era andato al Vaticano e ha visto il tetto pieno d'oro, ha detto: ma voi pensate ai bambini, perché non vendete il tetto, no? Quindi era uno anche molto diretto, anche con Giovanni Paolo II, insomma, che era un Papa sicuramente interessante. E qui il giorno dell'arrivo dove disse: voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli perché loro sono come ero io a Buenos Aires. Bene. Un uomo veramente sopra. Beh, sopra un applauso è doveroso dopo questa frase. Al di là di tutto, al di là del calcio, al di là del campo, chi critica Maradona credo che sia stato solo che invidioso, perché a questo punto quello che ha fatto l'ha fatto con il cuore e soprattutto ci ha messo la faccia. E quando ha pagato direttamente di persona, non coinvolgendo mai nessun altro. Ci ha fatto godere tanto in campo che qualche cosa gliela potremmo anche permettere di lui sempre, perdonare. Lui ha detto sempre una cosa: io avrò anche sbagliato, ma non ho mai fatto del male a nessuno, ho sbagliato con me stesso. È questo quello che accomuna. E i 30 secondi, che potranno diventare anche 40 o 50, a Riccardo Budoni, un ricordo di Diego, Riccardo? Diciamo che ha accompagnato un pochettino la mia attività calcistica, per cui la speranza di averlo da avversario c'è sempre stata. Non è che tu ti sei spostato di categoria sapendo che magari lui, stando in Serie A, tu andavi in Serie B. Potrebbe essere un alibi, ma non lo troviamo. Non è un alibi. L'importante è che abbiamo la fortuna, è che anche le nuove generazioni hanno potuto avere la fortuna di poterlo vedere giocare. È un talento naturale, un qualcosa che non so se riapparirà sulla faccia della terra. Difficile. Veramente, 20 secondi solamente li rubo, cercando di sfatare un pochettino anche questa situazione della pandemia. Speriamo di ritornare a fare sport il più presto possibile, perché veramente almeno pensiamo a cose belle, omaggiamo i grandi campioni, ma andiamo a cercarli anche nelle società sportive che adesso, per colpa di questo Covid, ha bloccato tutto e stanno soffrendo. E soprattutto sono società che non hanno grossi capitali, non hanno grossi investitori, non hanno grosse proprietà, quindi soffrono dannatamente della mancanza di quell'ingresso economico che può dare lavoro a tante persone, perché non ci sono solo quelle in campo, ma ci sono anche quelle fuori. Ti prometto che adesso, quando termineremo i 30 secondi, ritorneremo a parlare dell'argomento e della tua ultima esperienza e dei progetti futuri. Io dico sempre: vogliamo Riccardo Budoni in panchina. Per adesso questa panchina va bene, ma vogliamo una panchina di un campo di calcio, che sia 5, che sia 11. Vogliamo Riccardo con la sua esperienza insegnare calcio ai ragazzini, cosa che non si fa più, Riccardo. Beh, i tempi sono cambiati, la pazienza di voler insegnare non è che ce l'hanno in tanti. Ovviamente lo sport è passione, voglia, è un qualche cosa che ti viene da dentro e devi essere bravo a trasportarlo poi ai ragazzi. Troppi interessi pure. Ma a me è sempre piaciuto parlare delle cose del basso e non guardare le cose dall'alto, anche perché nella mia vita calcistica ho vissuto un periodo del calcio dove le grandi risorse delle società erano gli incassi, per cui pensare che adesso
la percentuale degli incassi all'interno di un budget di una società sono forse la minima parte, ti fa pensare un pochettino. Per cui pensiamo che la nuova linfa deve venire dal basso e fargli venire veramente l'entusiasmo che questo calcio può portare anche a cose belle come è stato Maradona sotto il punto di vista tecnico. E lì c'era il presidente Ferlaino che sborsò 13 miliardi e mezzo per comprarlo, soldi di tasca propria, e quindi quei presidenti non ci sono più. Adesso, signori, noi vediamo giocatori che appaiono in squadre, giocatori sconosciuti, solo perché hanno dietro la potenza degli sponsor che possono portare denaro nelle loro società, e quindi vediamo anche a livelli importanti, non solo in categorie inferiori dove c'è penuria di denaro, ma anche nelle grosse categorie, giocatori sponsorizzati solo perché dietro hanno delle major importanti che possono spendere e quindi mettere avanti il discorso economico. La nostra è una trasmissione dei tifosi, noi vogliamo la trasmissione con i tifosi lì dietro, e purtroppo gli stadi vuoti ci fanno male. I 30 secondi di Alex, se riusciamo a collegarci con lo studio. Alex, ci siamo. Eccomi, con Alex. Mi sento bene. Ci senti, Alex? Il risultato della Roma in questo momento? Sta sempre 0-0, c'è un momento che sta soffrendo un pochino, logicamente, perché il Cluj giocava fino a poco tempo fa tutto in difesa, adesso sta cominciando ad affacciarsi. Sta guadagnando campo. In fase di attacco al 25esimo. I 30 secondi per te. I 30 secondi necessariamente per Diego Armando Maradona, ci sono cresciuto, la mia infanzia ha fatto parte di questo campione straordinario. Le emozioni si pagano, si dice a casa mia, e credo che ne abbia date veramente tante a livello calcistico. Sul piano umano può essere discutibile, ma un uomo di una generosità tale che credo che abbia pagato con se stesso appunto la sua forse bontà. Ed è per questo, e noi ricorderemo Maradona soprattutto per questo, al di là del resto. Ritorniamo in studio, vediamo se sono pronti anche i 30 secondi per la nostra Hillary. 30 secondi ad Hillary. Allora, i miei 30 secondi, anche se ho il cuore giallo-rosso, non posso che dedicarli al nostro mitico ospite, Riccardo. E poi devo dedicarli anche a mio papà, che è un grande tifoso della Lazio, quindi ci sta seguendo, quindi sicuramente. Questo ci fa piacere, quindi giallo-rosso, bianca-azzurra, diciamo divisa a metà in famiglia. Sì, sì. E farai un bellissimo omaggio a tuo papà, ricordando appunto la figura che è stata e che è attualmente Budoni nel mondo del calcio e nel mondo Lazio. Quindi grazie, Hilary, di questa tua incursione, ci ha fatto piacere. E io vorrei dedicare sempre i 30 secondi, ovviamente per rimanere in tema, ad un piccolo avvenimento che nell'84 successe ad Acerra, dove quest'uomo fece una serie di cose incredibili. Noi abbiamo tutto il filmato, era troppo lungo, ma ve lo racconto io in qualche secondo, sarà per quei pochi che non lo sanno. C'era un giocatore del Napoli che aveva un problema con un suo amico, ovvero la figlia del suo amico, che doveva essere operata, un'operazione molto delicata e che richiedeva tanti soldi. Beh, come lo venne a sapere Diego, Diego prese i suoi compagni di squadra dell'epoca e gli disse: dobbiamo dare una mano a questa bambina. Lo vedete quel calciatore a fianco a Maradona? È Puzzone, Pietro Puzzone. Lui prese i calciatori, i suoi guerrieri, e disse: andiamo ad Acerra a fare questa partita, chiamiamo tutti quanti. Lo stadio si riempì di un caos incredibile, e in quella partita il presidente Ferlaino si arrabbiò perché diceva: ma come, fra due giorni dovete giocare e scendere in campo, in campionato? E lui se ne fregò e disse che l'assicurazione per i calciatori l'avrebbe pagata lui, perché in quei casi non c'era l'assicurazione per prestazioni extrasportive. Pagò ben 12 milioni di lire di tasca sua per andare a dare una mano in questo campo di terra. Forse neanche Riccardo ci ha giocato da giovane in campi così. Pozzolana. Forse, ecco, veramente erano campi. Ecco, e Diego andò lì, fu un successo per quanto riguarda l'incasso, questo era Diego Maradona. Quindi, al di là di tutto, noi Diego lo ricordiamo così. Chapeau. Questo gol che abbiamo appena visto, no? Dice che era la prova generale per poi il gol più bello del mondo che fece nel campionato del mondo. Questa è una chicca dove smarcò praticamente tutti i giocatori avversari e poi la mise in rete da solo. Quindi Maradona passava tranquillamente da un campo di periferia da Cerra alla finale della Coppa del Mondo.
poi ricorderemo, saremo tempo, quella finale dell'86 vinta con praticamente solo due giocatori, con Buruciaga da una parte e con Valdano a 31-32 anni, una squadra inguardabile dal punto di vista dei nomi. Non so Riccardo se ricordi, ma aveva un portiere, si chiamava Pumpido, aveva Cucciuffo, cioè giocatori che veramente sembravano un po', no? Ma Maradona aveva una grande dote, quella di far diventare bravi anche, diciamo, i cosiddetti scarsi. Per questo tutti quanti ne parlano sempre bene, perché è stata una persona che dall'alto della sua bravura non ha mai fatto diventare scarsi gli altri, per cui la sua bravura è stata questa. È stato un esempio per tanti calciatori, e tanti calciatori sono migliorati con lui, ovviamente, perché voleva dire giocare a fianco di Maradona, e poi lui veramente ne aveva una per tutte, ma oltre che nel mondo del calcio anche extra calcio, diciamo, è uno che si è prodigato veramente, noi lo ricordiamo sempre dal punto di vista calcistico. Bene, ci sono anche i 30 secondi dei nostri ospiti che non sono potuti partire, che non sono potuti essere in studio qui con noi, quindi immediatamente i 30 secondi che abbiamo a disposizione. Armando Maradona, il grandissimo fuoriclasse argentino che ieri purtroppo è venuto a mancare e di cui mi onoro di averlo visto giocare dal vivo, ho avuto la fortuna di averlo visto giocare dal vivo e mi onoro di averlo avuto come avversario. Anch'io ho visto Maradona. Ciao Diego. Ciao amici. Oggi è dura parlare del campionato, è una giornata troppo triste per me, per i miei amici del club Roma Azzurra di Armando Maradona 10. Questo che vedete nel video sono le due maglie che abbiamo al club, quella rossa, quella che ci donò nell'86 a suggellare l'autorizzazione per l'uso del suo nome, e quella azzurra 85-86 che mi fu regalata per il matrimonio. E i due scudetti che abbiamo vinto. Vi chiedo scusa, ma è troppo forte il ricordo di quest'uomo che ci ha regalato gioie. E per chi ama il calcio può comprendere di che si tratta. Un abbraccio e a presto. Oggi è un giorno in cui non si può non dedicare un pensiero a una persona che ho avuto tra l'altro la fortuna di poterlo vedere giocare in campo da avversario e avendogli visto anche farci qualche gol. Però visto che il ricordo è un po' lontano ma le immagini sono rimaste impresse, un pensiero a Diego Armando Maradona va al di là della rivalità che c'era soprattutto in quegli anni in cui lui col Napoli andava alla grande, e a me mi torna sempre in mente proprio il giorno in cui vincemmo lo scudetto nel campionato 88-89 che vincemmo 2-1 e lui non rimase molto contento ma si abbracciò con Matteus al termine della partita quasi a riconoscere la superiorità degli avversari. E quindi a prescindere da quello che è la rivalità che può essere tra i tifosi dell'Inter e i tifosi del Napoli, stiamo parlando di una persona che va al di là di ogni rivalità, quindi un pensiero a un campione che ci ha insegnato a voler bene anche a chi non è della tua squadra, e grazie a Dio di averlo potuto vedere giocare. Un abbraccio. Tifosi di altre squadre ma che hanno ammirato Maradona anche da avversari. Avete sentito la voce di Arturo Matarazzo, presidente del Napoli Club Roma Azzurra, Diego Maradona, quindi voglio dire aveva una voce veramente straziante, l'abbiamo sentito oggi al telefono, era veramente molto giù, perché capisco che per i napoletani sia stata ancora qualcosa di più di quello che poteva essere per noi tifosi, anche magari avversari. Però Diego è Diego. E a proposito di calciatori che non ci sono più, ma soprattutto di tifosi di squadre avversarie, noi parliamo un attimino con Alex perché ci dobbiamo far aggiornare su quello che sta facendo la Roma. Alex, ci senti? Momento favorevole alla Roma, sta schiacciando la squadra, adesso stanno ancora a centrocampo. 0-0. Un paio d'occasioni, un tiro molto forte dalla destra, parato bene dal portiere. Perfetto.
Bene, ancora 0-0 la Roma, quindi il Napoli anche 0-0, sì. Mi chiedo informazioni da Fedele, stiamo seguendo 0-0. Su un altro monitor, 0-0 anche il Napoli. Bene, noi con Riccardo Budoni, che dire di Riccardo? Giocatore molto ricordato nel campo non nell'ambito bianco-celeste ma anche in altre squadre. Vogliamo ricordare al volo, poi riprenderemo le tue esperienze in altre squadre, oltre che quelle partite con la Lazio che sono state poi giocate in un periodo storico molto particolare. Dopo la Lazio? Dopo la Lazio sono stato a Siena, poi Empoli, Brescia, Piacenza, sono ritornato poi a Brescia, poi sono andato alla Massese e poi ho finito gli ultimi due anni con lo Spezia. Quindi una carriera di livello, ecco, stiamo vedendo alcune foto, poi dopo ritorneremo, abbiamo anche l'immagine del suo esordio in Serie A, quel 30 marzo 1980, periodo molto particolare, nebuloso per il calcio italiano, che scombussolò un po' tutto veramente, un ragazzo di appena 20 anni catapultato, no? Forse ecco, se ce l'abbiamo l'immagine manderei addirittura subito quelle immagini, quei pochi secondi, che sensazione hai provato entrare nello stadio olimpico appena ventenne indossando la maglia della Lazio? Beh, guarda, ti dico solo le parole che mi disse Bob Lovati la mattina comunicandomi il fatto che avrei giocato io e non Avagliano, mi disse adesso non ti renderai conto che cosa ti aspetta, sei incosciente, sei giovane, quando entrerai in campo lo capirai. Effettivamente quando sono entrato in campo l'emozione è stata grande, anche perché era una partita difficilissima, un manipolo di ragazzi guidati da D'Amico, da Carla Schelli, da Zucchini, insomma c'era Citterio, Pighin. Quindi eravamo veramente un gruppo di ragazzi della primavera che avevamo fatto bene, ma la Serie A era un'altra cosa. E poi il calcio di quegli anni veramente ti facevano affrontare dei campioni ed è stata un'esperienza indimenticabile ed è stata veramente una fortuna averlo fatto con la maglia della Lazio. Un onore, un orgoglio veramente, anche voglio dire. Bene, e ricordando questo vorrei ricordare che quello fu il periodo dove scoppiò, la settimana prima, pensate, scoppiò il famoso scandalo, il primo scandalo del calcio a scommesse, quindi immaginate quello che ci fu nel campionato italiano, vedere questa squadra che scende in campo un po' spaesata, ma Lazio 2 Catanzaro 0 mi sembra, quindi l'esordio fu dei migliori. Sì, ma la cosa più bella fu il contorno, perché quella stati settimana, sempre pieni comunque lì quel giorno c'erano 45.000 persone nel vecchio olimpico di marmo, per cui c'era caldo pure sotto quel punto di vista, insomma è stata una settimana particolare che ricordo ancora tuttora dopo tanti anni, perché sono cose che non si dimenticano. L'ho vissuta talmente tanto, anche perché la fortuna era quella di avere vicino gente che poi dopo aveva fatto la storia nella Lazio e poterlo raccontare è motivo d'orgoglio. Assolutamente, siamo con te in quello che hai detto. E quindi, parlando di portieri, abbiamo in linea, e grazie ai nostri amici del gruppo Facebook di quando i calciatori avevano la faccia di calciatori, che è un gruppo che riunisce tantissime, non dico vecchie glorie, ma ex calciatori che hanno smesso da poco, che hanno smesso da molto e che magari parecchie persone hanno dimenticato. Noi non li dimentichiamo perché sono quelli che hanno fatto parte di un palcoscenico talmente importante che è il calcio professionistico e anche semiprofessionistico, e quindi grazie a loro noi riusciamo settimanalmente a presentarvi uno di questi protagonisti del calcio, forse quello che abbiamo in linea di qualche anno, forse mentre tu eri nel grosso della tua maturazione negli anni, metà anni 80, lui terminava la sua carriera. E il giocatore che abbiamo in linea è il giocatore di chi è? Che tra l'altro è stato indovinato da un nostro amico Michele da Foggia, e il giocatore misterioso, riproverei la fotografia e credo che ce l'abbiamo in linea, è Gastone Giacinti. Pronto? Sì, pronto.
Pronto, buonasera e benvenuto a Gastone Giacinti. Grazie. Buonasera a voi tutti, buonasera. Grazie, onorati di averti in trasmissione, mister Gastone, diciamo per il nome completo è Gastone Romeo Giacinti, giusto? Sì, Gastone, è Gastone. E soprannominato, se non sbaglio, il soprannome che ti diede Pirazzini era Giacio. Ecco, vedi, noi ci ricordiamo tutto, perché gli ex calciatori noi li ricordiamo sempre, perché sono stati quelli che magari non hanno fatto cose da apparire sui giornali tutti i giorni, ma hanno calcato campi importanti. Grazie mister Giacinti, è informissima, lo vediamo in foto. Attualmente ancora ti occupi di calcio, mister? No, non sono più nel giro del calcio. Ah, però io ricordo di te l'esordio, ecco qui vediamo delle foto dell'epoca. Cioè, noi abbiamo in studio un tuo praticamente portiere che credo che vi siate incontrati forse mai, ma probabilmente in un periodo dove le squadre di appartenenza vostre, penso l'Arezzo e l'Empoli, militavano in gironi diversi. Quindi abbiamo Riccardo Budoni. Saluto Budoni. Saluto a te Gastone. Ciao. Piacere mio. All'epoca già eri un personaggio, insomma, per cui eri una sicurezza. Non sotto... esagerare. Nelle categorie dove hai giocato hai fatto la tua parte. Per cui... Ricordo Forlì, Cesena, Prato, Foggia, Arezzo e Montevarchi. Ma una domanda che mi sorge: ma nella partita famosa dei Lazio-Foggia 73-74 che decretò lo scudetto della Lazio, eri in panchina? Sì, ero in panchina. Ecco, abbiamo ricordato qualche puntata fa con Pirazzini, che ricordò quella partita, che ci ha ricordato dei particolari molto. Come hai vissuto tu quella partita, quel giorno, in quel momento, avendo poi in panchina dall'altra parte un mister grande compianto, Tommaso Maestrelli, il maestro, che qualche anno prima allenava il Foggia stesso? Sì, io non ho conosciuto, no, cioè non l'ho avuto come allenatore, ho conosciuto Tommaso Maestrelli, grande persona e grande allenatore, e l'ho vissuta molto, in maniera molto emozionata, perché era uno stadio pieno all'inverosimile, e ti viene da dire, a pensarci di venire la pelle anche ora. L'Olimpico era stracolmo e perdemmo 1-0 su rigore, molto discusso. È infatti quello che ci raccontava mister Pirazzini. E abbiamo visto, tutti hanno nella mente, no, Riccardo, l'immagine del maestro Tommaso Maestrelli che si metteva le mani, no, a fine partita, e forse anche una lacrima di dispiacere per il suo Foggia che retrocedeva. Sì, sicuramente. Quindi quello è stato... È stato veramente un momento molto toccante che abbiamo ricordato con mister Pirazzini. Beh, hai esordito in Serie A in una partita abbastanza importante. Ce la vuoi descrivere che partita fu? Direi di sì, molto importante. Entrai in campo con le gambe che mi tremavano. La partita era Foggia Juventus. Direi che andò bene perché finì 0-0 e dopo quella partita mi tranquillizzai e le successive ero molto più preparato. Budoni ci raccontava il suo esordio in Serie A quando Lovati gli disse: adesso ti accorgerai quello che ti aspetta. Cosa le disse il mister prima di entrare in partita, quindi prima di esordire la partita contro la Juventus? Ma niente, Toneato aveva una grossa stima di me, era recinta, tra l'altro, e mi disse: tocca a te, fai quello che sai fare, sei bravo, mi esaltò, insomma, mi caricò a dovere.
Come ho detto prima, andò tutto bene poi. Ebbene, beh, è stato positivo contro una grande Juventus. Beh, erano Juventus che anche quell'anno combatté punto a punto contro la Lazio per la vittoria dello scudetto, quindi sì, sì, prendere un punto allo Zaccheria contro quella Juventus equivaleva sicuramente a una vittoria, insomma. Sì, bravo, senz'altro. Poi vorrei fare un accenno al passaggio al Cesena, al Prato, ma soprattutto il periodo di Arezzo, che è stata una parentesi abbastanza lunga, dove mi ricordo che facesti un po' la chioccia a un certo Pellicanò, che diventò anche lui un portiere importante. Riccardo lo ricorda anche. Sì, sì, beh, ripeto, Gastone nel periodo che è andato all'Arezzo era uno dei portieri più forti di tutta la Serie C, e Pellicanò praticamente era un cucciolo che stava crescendo, era ancora giovane, è cresciuto bene poi alle spalle di Gastone, insomma. Bene, questo è un attestato di stima che ti fa Riccardo, quindi sapendo delle tue doti da portiere. E se non sbaglio, e questo ce lo può raccontare, oltre che Pellicanò hai avuto anche Giuliano Giuliani. Ecco, il compianto. Forse ho avuto qualche merito in più, perché Giuliani era un ragazzo che veniva dalle giovanili dell'Arezzo e negli ultimi anni, prima dell'arrivo di Pellicanò, riuscì a fare diverse partite. Io lo allenavo e mi allenavo con lui, giocavamo un po' per uno, un ragazzo eccezionale, anche Giuliani, bravissimo portiere. Ebbene, purtroppo sparito, purtroppo, come sappiamo tutti, prematuramente. Purtroppo sì, anche esatto. Lui. Mentre Pellicanò era già formato, era già maturo, perché veniva dalla Fiorentina, e lo prese Arezzo, anche perché io cominciavo ad avere un'età un po' avanzata, diciamo. E mi chiesero di fare ancora un anno il secondo a Pino, Pellicanò, molto bravo, e cosa che accettai di buon grado. Poi sarei dovuto passare successivamente, l'anno successivo, dalla parte tecnica come preparatore di portieri. Bene. Posso fare una domanda? Una domanda da un nostro opinionista in studio, Alberto Ambrosino, per il mister Gastone Giacinti. Buonasera, buonasera mister. La domanda che volevo farle è legata al fatto che, a parte Donnarumma, in Italia ormai i portieri, non escono più tanti portieri forti. Noi una volta eravamo la nazionale che faceva, che aveva i portieri più forti, insomma, adesso è inutile ricordare i grandissimi Zoff, Albertosi. Invece negli ultimi anni escono molto, molto raramente portieri forti italiani. Qual è la sua opinione su questa cosa? Beh, diciamo che sì, in effetti siamo stati sempre i più forti in quel ruolo a livello mondiale, e ultimamente invece ci stiamo rivolgendo un po' a portieri di altri paesi, perché, come ha detto lei, in Italia non c'è più quel portiere, escludendo Donnarumma, che stiamo vedendo qui nella parata con Mertens. Prego? Prego, continui mister. Non ho capito la domanda. Continui mister. Stavano scorrendo le immagini di Donnarumma nella parata che ha fatto con Mertens. Ah, ho capito. Sì. No, è che dicevo appunto che escluso, e infatti poi gioca lui in nazionale, e dopo non c'è tanta roba. Come dicevo, la maggior parte, se guardiamo in Serie A, ci sono più portieri stranieri che italiani. Sì, forse perché molti, come una volta voi giravate di più, pur di giocare andavate anche magari in categorie inferiori, però giocavate titolari e facevate la vostra esperienza.
Adesso mi sembra che i portieri non abbiano questa voglia di giocare, preferiscono fare magari secondi, terzi portieri in grandi squadre oppure in squadre di Serie A e non fanno... Volevo far intervenire Riccardo se era concorde o no su questa opinione. Diciamo che che cosa è cambiato? È cambiato che le rose si sono talmente allargate che poi c'è anche un discorso poi economico sotto certe scelte che si fanno. Adesso vediamo che in panchina vengono portati sempre due portieri, prima non era possibile, e sotto questo punto di vista si fanno delle scelte poi anche a livello personale. Giustamente la scelta quella di non andare in giro a competere per andarsi a conquistare un posto può essere fatta contraltare poi a una scelta di sicurezza economica pure per il futuro. Prima c'era più fame, sicuramente. Mister, sei d'accordo con l'opinione di Riccardo? Sì, senz'altro. Quindi diciamo che tra portieri di una certa, non dico di una certa età, ma di una certa esperienza, vi capite. E come dico sempre, io concludo sempre il collegamento che abbiamo, io dico chi ha giocato al calcio non smette mai di giocare, e quindi personaggi come lei, mister, e come tanti altri li ricorderemo sempre, e abbiamo sempre il piacere di averli in trasmissione perché voi siete stati quelli che ci hanno fatto innamorare del calcio. Io ringrazierei Gastone Giacinti della sua presenza, del collegamento, della telefonata. Ci sentiamo presto, ti ringraziamo e mi raccomando, sempre in forma con il gioco più bello del mondo. Grazie, mister. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie, grazie. Grazie di nuovo. Grazie a Gastone Romeo Giacinti, un portiere veramente di un'altra epoca, però con la sua umanità, con la sua sapienza. Un giudizio sulla parata di Donnarumma con... Una parata chiaramente molto difficile, anche perché quando si vede l'inquadratura dalla parte di Mertens, lui era coperto da un giocatore davanti. Chier davanti e sulla traiettoria anche Romagnoli. Chiaramente gli aveva coperto la traiettoria, anche perché il giocatore, invece di andargli incontro con tutta la superficie del corpo, ci è andato piegando la gamba, per cui poteva essere tratto in inganno. Poi la palla andava veramente angolata. Diciamo che la fortuna anche di Donnarumma è quella di essere un portiere di elevata statura, proprio un portiere che, se non sbaglio, sfiora quasi i 2 metri. Sì, stiamo, tra l'altro è talmente giovane che crescerà, come si dice, no? Il ragazzo si farà. Alex, se riusciamo a sentirlo per dirci il risultato della Roma. Finito il primo tempo, la Roma ha preso il sopravvento, avrà una media possesso palla nettamente superiore al Cluj. E 2 o 3 occasioni importanti, e diciamo che è di buon auspicio per il secondo tempo. Perfetto, allora... Aggiornamento del Napoli? 1-0 Politano. 1-0 gol di Politano qualche minuto fa, quindi siamo sempre alla fine del primo tempo perché sono iniziati in contemporanea. Sì. Bene, c'è un'altra rubrica che presentiamo, l'accadde oggi, che è quella del 29 novembre 2006, ma la faccio presentare dalla viva voce di Ilari. Accadde oggi, 26 novembre 2006. È una data che rimarrà scolpita nella memoria di Francesco Totti e di tutti i tifosi della Roma. Quel giorno i giallorossi giocano a Marassi contro la Sampdoria. È la 13ª giornata di campionato. Lo show di Francesco Totti comincia subito. Fece il primo gol dopo 10 minuti, lancio di De Rossi e feci gol a Berti. Ma il momento che nessuno dimenticherà più arriva al 74esimo minuto. Lancio dei cassetti, veniamo da un calcio d'angolo, da un impallo,
fece un lancio di 30-40 metri. Arriva una palla difficilissima, altissima, poi non dal piede suo, fuori dallo specchio praticamente. Ero molto defilato sulla sinistra e inconsciamente, mentre la palla arrivava tra me e me, dicevo calcio, un calcio, calcio, un calcio, ho detto vado, provo. Riesce a fare sto tiro che la palla gira sul secondo palo. Da un'angolazione e da una posizione di sinistro al volo in maniera perfetta. Bene, noi commentavamo in studio, quello era il 2006, 5 anni prima, dentro gli spogliatoi a festeggiare la Roma dello Scudetto c'era un nostro amico, un grande giornalista, un personaggio simpaticissimo, lo sento già in linea, soprattutto un amico, e quell'amico è Marco Lollobrigida. Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao a tutti, buonasera! No. È un piacere vedere. Io rido perché quando dimmi. Mi dicono grande giornalista, penso sempre che Zavoli adesso si starà rivoltando nella tomba, capito? Vabbè, guarda, io dico grande. Allora, facciamo così: io dico grande giornalista nel panorama attuale. Questa è una responsabilità che mi prendo personalmente. Quindi voglio dire, giù le mani da un giornalista come Marco, che oltre alla sua serietà e professionalità è impeccabile ed è equilibrato, ed è quello che manca a tanti giornalisti, ma non voglio scendere in polemica. Grazie. Posso dire una cosa? Lo volevo ringraziare perché oggi, che è una giornata per lui particolarissima, con servizi dietro l'altro, ha avuto il tempo di dedicarci questo collegamento. Grazie Marco. La sua disponibilità. Un piacere. Poi Renato. Guardi, Renato è un amico, quindi ti ringrazio, ma io contraccambio perché è una persona che, anche se ha mille cose da fare, diciamo, ha una parola per tutti, e parecchie volte quando purtroppo gli impegni di lavoro. Una volta si diceva una parola buona per tutti, che non era proprio. Infatti adesso cerchiamo di sdrammatizzare, nel senso che vogliamo un attimino. No, uscire un po' da questo un po' torpore che ci ha colpito, tra l'altro, da ieri, no? Da quella notizia brutta, sì. Delle ore 17. Abbiamo in studio, oltre che Fedele Maurano, Alberto Ambrosino, Alex Nuccedelli, il nostro legionario, praticamente, anzi del nostro gladiatore, quindi creatore di eventi, nonché tifoso della Roma, la sua splendida metà in studio, Ilari Santelli, che hai visto. Abbiamo il mister Riccardo Budoni, quindi parlavamo un po'. Posso dire una cosa? Ma anche due. Allora, io quando vedo Budoni mi commuovo e mi emoziono, mi spiego. Era il 95, credo, e io feci la mia prima telecronaca in assoluto, fu al palazzetto dello sport di Viale Tiziano, quello che fu fatto da Verdi per l'Olimpiade del 60, dove si teneva il Master Over 35 di calcio a 5, in cui Budoni era il portiere della Lazio. Quella Lazio c'erano D'Amico, il mio grande amico Mario Facco, che è sempre un dolore pensare a Mario. Si sta lustrando gli occhi, me lo stai facendo commuovere. Aspetta. Nella Roma era Superti in porta, c'era Bruno Conti, c'era Roberto Bruzzo. Erano veramente delle grandi stelle. Bene, la mia prima telecronaca in assoluto fu quel derby, la Roma vinse 3-2 con Budoni era in porta. Che Budoni litigò pure, non so se con Superchi o con qualcuno, adesso non ricordo molto bene, è un po' vaga l'idea, la memoria chiaramente. La ricordo molto bene l'emozione, perché per me quella fu una cosa molto forte. Sapete, fare una telecronaca in diretta per la prima volta, non ero mai stato telecronista, io ero un cronista ed ero un conduttore di un telegiornale, di una TV locale, perché parliamo di Rete Oro. Ebbene, questa cosa la ricordo, quindi rivedere Budoni questa sera mi porta indietro di ormai 95, fatti i calcoli, ero molto molto giovane. Quindi tu sono arrivato a fare anche la Champions League, insomma i mondiali.
poi adesso basta con le telecronache perché c'è unità per tutto, però è un po' un segno del destino. Quando tu mi hai detto che c'era Budoni mi ha fatto tanto piacere, perché poi mi fa ricordare molto Mario. Io Mario Facco è... Guarda, Mario Facco ha fatto 5 anni di Serie C e per me è stato un secondo padre. Mario, una delle persone più buone e generose che io abbia mai incontrato nel mondo del calcio. Guarda, scusate se mi sono dilungato, lo saluto quindi. No, no, hai fatto benissimo, Riccardo, veramente contento, direi quasi emozionato sotto quel baffo che nasconde parecchio, perché Riccardo c'aveva il baffo a 19 anni e se lo porta ancora dietro, lo vedete, splendida forma, io lo vedrei ancora bene, non come allenatore ma proprio come portiere, insomma, attuale, Riccardo. Beh, la voglia c'è sempre, per cui in campo uno ci si butta sempre, però collegandomi a quello che diceva Marco, che saluto, il ricordo di Mario Facco è una cosa eccezionale, perché anch'io ho condiviso con lui l'esperienza proprio della Lazio Master, che era stata creata proprio da ex giocatori, ritrovarsi con uno spirito dei vecchi tempi. Mario Facco era uno di quelli che veramente ti faceva riconciliare con lo sport, una competenza incredibile, ma era veramente un signore. Poi quando ci parlavi, da poi stare insieme, vederli insieme a lui, Oddi, e D'Amico, Bruno Giordano, vedere veramente il calcio d'altri tempi. E starci insieme. Guarda, non ti dico, Riccardo, l'unico appesantito era già D'Amico, era già Vincenzino. Guarda, non voglio dire cose ma tanto Vincenzo particolari, lo sa, molto sportivo, però rivedere Vincenzo, possiamo collegarlo anche al fatto anche di Maradona sotto il profilo fisico, quando era la sostanza tecnica, però era più la sostanza tecnica era sempre la stessa, perché Vincenzo ha fatto delle cose anche da ingrassato, che veramente solamente i giocatori di grande classe come lui potevano fare, come faceva lo stesso Maradona quando palleggiava con l'arancio, insomma. Marco, capisco che il momento, quello che è successo ieri, ha scatenato tutti i social, tutto, si è scombussato il mondo. Io lo paragonerei, un personaggio del genere, a una morte di Kennedy, alla morte di Marilyn Monroe, cioè quei personaggi, quelle icone che sono rimaste, che rimarranno per tutto. Guarda, ti dico 30 secondi, perché è riduttivo, ma Maradona in un pensiero. Ma Maradona era un uomo che non graffiava soltanto il suo ego, ma graffiava l'ego degli altri. Mi spiego. Ci sono tanti calciatori, uomini di sport, che sono icone. In realtà icone vere sono poche. E lui è paragonabile, a mio avviso, a Muhammad Ali. Ovvero quelle figure che resteranno nella storia perché, come detto, hanno graffiato l'ego degli altri. Muhammad Ali graffiò l'ego degli Stati Uniti in quel momento, rinunciò, rifiutò di andare in Vietnam, disse: nessun negro, nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro, no? Sì. E gli tolsero la licenza per combattere. Fu un uomo che portò avanti i diritti per quanto riguarda i neri in America. Per quanto riguarda Maradona, possiamo dire simile, al di là di quello che è successo nella sua storia con la droga, che è chiaramente difficile, qui bisognerebbe allargare l'orizzonte e parlare d'altro, se volete poi dopo possiamo anche farlo brevemente. Io dico soltanto che Maradona è l'uomo che si è messo dalla parte anche dei più deboli. Quando disse a Giovanni Paolo II santità, era di fare qualcosa per i poveri, per chi ha fame, insomma è un messaggio molto pesante detto al Papa. Quando si mise dalla parte di Pepe Mujica, che è il presidente povero dell'Uruguay, no? Comunque ha fatto qualcosa. Quando è andato a Fidel Castro, in ogni caso ha preso una posizione, sì, aveva Che Guevara tatuato, sì, sicuramente uno può non essere d'accordo con le sue politiche, però l'ha fatto e ci ha messo la faccia. Nella sua villa non è stato fermo, nella sua villa con i suoi soldi. Allora non è stato politicamente corretto probabilmente, ma ripeto, ci ha messo la faccia. Vedi, oggi mi hanno chiesto la stessa cosa a Rai News, no? Sono andato a Rai News a parlare, e io ho detto: lui è paragonabile
come icona Muhammad Ali, cioè resterà nella storia anche per quello che ha fatto fuori dal calcio. Un personaggio come Michael Jordan, che fisicamente ha fatto delle cose da marziano, contro la, anche lui contro la fisica e il movimento dei corpi, ma ha fatto qualcosa per il suo ego, che era gigantesco. Se avete visto The Last Dance, che è una bellissima serie dedicata proprio a Chicago Bulls e a Michael Jordan, si capisce che personaggio fosse Jordan, cioè un uomo dall'ego smisurato che faceva tutto per vincere, che trascinava gli altri solo perché serviva a lui per vincere, per essere il numero uno. Quindi un narcisismo anche piuttosto marcato. Ecco, Maradona non è stato così. E quando sei fragile, quando sei molto fragile, alla fine sei anche molto solo. Chiudo dicendo questo, io oggi ho fatto un servizio, sono stato molto contento che me l'abbiano commissionato, il mio direttore. Ovvero ci sono stati tre grandi personaggi che hanno smosso milioni di argentini nel momento dei funerali. Carlos Gardel, che è stato il più grande compositore di tango della storia, Evita Perón e Diego Armando Maradona. Ebbene, Carlos Gardel, l'ultimo tango che Gardel scrisse e poi morì in un incidente aereo fu Soledad, che in spagnolo, in castellano, significa solitudine. Guarda caso, la stessa solitudine che sentiva Maradona, perché è morto solo, era angosciato, era solo e si sentiva veramente messo da parte, ma non dall'umanità, messo da parte psicologicamente, che è una cosa anche più brutta, sono quelle zone d'ombra brutte. Quindi, secondo me, io ho sentito anche veramente dei personaggi pessimi, dire un drogazzo. Lasciamo perdere, sono proprio personaggi di bassa lega. Marco, rimani con noi, prenditi un attimo di pausa, continua a seguirci. Intanto ci danno notizie sulla Roma, vediamo Alex cosa ci dice. Alex, ci sei? Gol della Roma, un cross al centro, saltano tutti, non la prende nessuno, si infila. No, mi sa che la tocca è un autogol, credo che sia un autogol. L'ho visto meglio adesso, mi sembra un autogol. Minuto Alex. Siamo al quinto del secondo tempo. Quinto del secondo tempo, quindi Roma in vantaggio, Marco, al quinto del secondo tempo, possibile un autogol. Tu rimani in linea perché dobbiamo dirti tante cose, qualche istante con i nostri amici e poi ritorniamo subito con te. Grazie Marco. Forme e Colori è un'azienda moderna e frizzante, un contenitore di idee, l'incontro perfetto tra tradizione e innovazione. Forme e Colori è un laboratorio creativo dove l'esperienza e la passione si intrecciano in una costante ed incessante ricerca di materiali, forme e idee riviste in prospettiva futura. I nostri professionisti, con passione e approfondita preparazione, accompagnano il cliente in un percorso sensoriale per la realizzazione di ambienti confortevoli ed esclusivi. Lo staff di Forme e Colori crede nel design e nel concetto di bellezza a 360 gradi, rendendo così ogni progetto personale e fruibile, bello e pratico. Vi aspettiamo presso il nostro showroom. Forme e Colori è a Roma in Via Latina 403, telefono 06 78 87 442. Signor Bracconeri. Fabrizio, buongiorno. Oh, scusi, ma mazza, oltre che bellissime sono anche resistentissime. Complimenti. Con le vetrate Wisi basta un gesto. Apro al fresco, chiudo al caldo e mi godo i miei spazi. E con pioggia, vento, afa e rumori ho chiuso. Signorina, mi spieghi se ho capito bene. Cioè, basta chiamare questo numero verde e fate tutto voi. Ossia, venite a casa mia, fate il sopralluogo, fate il preventivo, realizzate il vetro, realizzate il profilato, la costruzione, lo montate, l'assistenza, insomma fate tutto e siete un'azienda italiana. Sì? Ma io vi amo! Scegli le vetrate Wisi. Se non è Wisi, non è una vetrata. Fabrizio, ma che fai? Ma mi sono innamorato di questa azienda, io rimango a lavorare qui. Wisi, i numeri uno delle vetrate. Se non è Wisi, non è una vetrata. Wisi.it.
Scauto, siamo il vostro concessionario di fiducia Ford a Roma. Siamo in via Tuscolana 297, altezza Furio Camillo. Da 35 anni nel mondo Ford, vi assistiamo nell'acquisto di auto nuove e usate, con garanzie e finanziamenti in sede. Curiamo la vostra vettura Ford dai tagliandi alla manutenzione totale, con vendita di ricambi originali in sede. Tuscauto, il tuo concessionario di fiducia. Garanzia di serietà e professionalità. Vi aspettiamo! Il centro di Roma, a due passi da San Pietro, Trattoria da Luigi. Dal 1960 il ristorante più accogliente della capitale. Potete gustare i migliori piatti della cucina italiana e tradizionale. Carne e pesce sono le nostre specialità, accompagnate da un'accurata scelta di vini. Il ristorante Trattoria da Luigi è meta di importanti personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura. Il tutto in un ambiente ed un'atmosfera allegra e riservata. Ristorante Trattoria da Luigi, la buona cucina alla portata di tutti. Marco, io voglio premiarti della tua pazienza. Vediamo se Marco è ancora in linea, altrimenti non lo premieremo. Sì. Marco è ancora in linea, non si è spostato, quindi ci ha seguito fedelmente. E per premiare la tua pazienza ho un ospite che ti voglio presentare dal punto di vista atletico, perché è campionessa in diverse categorie nella categoria IBBF di Bikini Model. Sì, ed sì. Eccola qui, ce la presenta. Ecco, ci dice lei che categoria è, Ilaria? IFBB Pro League, sono categoria bikini. Poi modella, nonché influencer, nonché appassionata di giornalismo. E volevo farti una domanda. Una domandina. Allora, dato che tu sei molto esperto, che consiglio daresti a chi volesse intraprendere la carriera giornalistica? Ma di crederci soprattutto, di crederci sempre, soprattutto quando magari sembra il momento più difficile, quando le cose sembrano più complicate. Oggi, soprattutto nel mondo del calcio, è più complesso, ma perché sono chiusi loro, ormai se tu pensi a quello che succedeva con Maradona, che potevi intervistare quando arrivava al San Paolo, faccio un esempio, oppure Budoni se lo ricorderà, quando potevi andare al campo direttamente dopo l'allenamento, parlare anche a bordo campo, intervistare i calciatori. Adesso è tutto professionale, è tutto molto, molto legato a contratti, addirittura i diritti degli allenamenti. Siamo a un livello, secondo me, ormai, quindi più bello prima, quindi è tutto più ora difficile. Ah. Beh, era più bello prima, perché tu avevi un contatto diretto, potevi capirli meglio. Adesso tu vedi Ronaldo, che è costruito e che si fa le foto che dice lui, che fa quello che dice lui, che risponde quando dice lui, che lascia l'intervista che dice lui, che ha l'ufficio stampa che gli mette in bocca quello che deve dire. Nel senso che adesso tu non conosci mai veramente un calciatore. Conosci l'immagine che dà di sé un calciatore. Bellissimo. Quindi anche scavare giornalisticamente è difficile, è più complicato a livello umano. Vedo tante donne, Marco. La forza della curiosità. Vedo tante donne, Marco, affacciarsi nel giornalismo. Alcune con risultati ottimi e eccellenti, altre sinceramente sembrano un po'. Ma una donna adesso può essere avvantaggiata? Ma sicuramente sono più, non c'è più quella chiusura mentale, per cui la giornalista sportiva era una giornalista di serie B, non è affatto vero. Come tanti uomini sono veramente incapaci, insomma, diciamocela tutta. Farei una questione di capacità. Io trovo delle donne molto intelligenti che hanno la forza anche di fare bene. Poi, sai, le donne sono sempre, come dire, anche, non dico più determinate, più caparbie. Per certi aspetti più caparbie, e questo è importante. Poi adesso che si è abbattuta questa
che si è abbattuta questa ipocrisia del fatto che il calcio sia, o lo sport in generale, che sia una questione soltanto maschile, credo che sia un'apertura di credito, no? Anche per loro, per essere giustamente, per poter fare un lavoro che piace al di là di quelli che sono stati i luoghi comuni fino ad oggi, fino a qualche anno fa. Ancora c'è, per carità, da fare. Però sicuramente vero. Guarda Marco, siccome noi credo di aver capito che la nostra Hillary, con il permesso di Alex, voglia anche provare, e credo che abbia tutte le carte in regola per poterlo fare, noi ce la teniamo buona, perché una delle prossime poi settimane darai proprio dei consigli più specifici per poterla magari far appassionare ancora di più a questo mondo, come dicevi tu, che tra l'altro poi si è aperto ormai a 360 gradi nell'universo, sì, nell'universo femminile. Volevo rientrare, Marco, dato, e approfitto ancora della tua presenza, di parlare di due squadre di calcio. La prima è la Lazio, tanto sì, discussa Lazio, qui con Riccardo appunto, volevo veramente un duetto tra voi due. Io dico, la butto lì, nel senso, una volta l'aereo, una volta i tamponi, una volta Carlos Alberto, ma la Lazio, cioè io non riesco a capire, se non si riesce più a parlare di calcio, di campo, di risultati. Ragazzi, la Lazio è un passo, anzi credo che sia passata, ha un giocatore fenomenale. Io mi sono permesso di fare questo accostamento tra Inzaghi Immobile e Maestrelli e Chinaglia, perché veramente stiamo parlando di un ragazzo come Immobile che sta facendo dei numeri incredibili. Perché? Forse gliela faccio a Riccardo, così tu prendi più tempo a questa domanda. Perché tanta stampa si accanisce? Sappiamo benissimo che si parla più di tamponi che di risultati che sta ottenendo sul campo la Lazio. Ma guarda, mi ricollega a quello che ha detto Marco adesso. Molto probabilmente si vivono le cose a livello giornalistico molto distaccate, nel senso che non si vive più in prima persona il campo. Marco ha ricordato che una volta il giornalista, io mi ricordo al Maestrelli, quando venivano i giornalisti della carta stampata, venivano tranquillamente come persone qualsiasi, e il giocatore non si sottraeva alle interviste o anche alla chiacchiera normale che si può fare tra amici, per cui c'era quella confidenza che in certi punti di vista proteggeva anche lo spogliatoio, perché nel passato io non mi ricordo di scandali, di voci venute dall'interno di grandi squadre negli spogliatoi su inimicizie l'uno tra giocatori o tra allenatore e giocatore. Certe cose le sapevano solo i giocatori stessi nel loro spogliatoio, come si diceva una volta, le cose rimanevano dentro lo spogliatoio. Tanto è vero che la famosa Lazio, che tanto discussa, delle pistole, si è saputo, ma sempre qualche anno dopo, in maniera un po' ristretta. Marco, il tuo pensiero, la tua opinione, perché questa stampa si accanisce troppo? È la stampa, è che se, cioè, ma non è che si accanisce, se c'è un'inchiesta di una procura non è accanimento, c'è l'inchiesta della procura che ad Avellino insomma ha messo in discussione delle cose. Non c'è dubbio che ci sono stati dei tamponi che per UEFA non andavano bene, per un laboratorio fino ad Avellino, arrivati ad Avellino, andavano bene. Insomma, qualcosa probabilmente da chiarire c'è, questo non vuol dire che la Lazio sia colpevole, attenzione. Però se c'è un'inchiesta è come dire che quando c'è stata Calciopoli c'è stato l'accanimento contro la Juventus. Cioè le inchieste si accettano, non possiamo accettare le inchieste soltanto a tempo. Cioè i magistrati fanno il loro lavoro, ci sono sicuramente magistrati anche che sbagliano, come umano che sia. Però se c'è un'inchiesta va accettata. Però una domanda che ti faccio, non Marco. Nulla. Una domanda che ti faccio, però, Marco, ma che colpa ne ha la Lazio in questa situazione? Cioè, in teoria, nessuno, la Lazio è la più penalizzata, i giocatori della Lazio sono i più penalizzati. Esatto, ma infatti chi ha detto che c'è accanimento? Perché bisogna vedere che è successo in quel laboratorio. Io penso pure che ci sia anche un discorso, Marco, di non c'è una situazione uniforme per quanto riguarda i tamponi. Se in Italia vengono valutati in una maniera mentre la UEFA in un'altra, presumo, visto che anche in Europa questo tipo di situazioni non ci sono state,
vuol dire che c'è un parametro completamente differente fatto in Italia. Sicuramente è sbagliato quel parametro. I famosi perché protocolli, perché crea poi queste discussioni. No, però ha ragione. Ci vuole, ma ci vuole il laboratorio unico. Bravissimo. Un laboratorio unico dove fare i tamponi, basta, non è che stiamo a fare troppi discorsi. Però diamo onore e merito. L'accanimento non è, cioè. Diamo onore e merito a questa Lazio che sta facendo delle bellissime cose, nonostante tutte le chiacchiere e le discussioni. Quindi voglio dire, Lazio anche io Roma, dico, tutte e due stanno facendo giù le mani dalla Roma, giù le mani dalla Lazio, giudichiamo e facciamoci delle opinioni solo per quello che vediamo in campo. E a proposito di campo, qui ho due amici che sono rimasti un po' male della partita di ieri contro il Real Madrid. Io cederei direttamente la parola a Alberto Ambrosino per una sua brevissima analisi della partita di ieri. Un Conte così non si era mai visto. Sì, fra l'altro devo dire che Marco è stato uno che nelle precedenti trasmissioni abbiamo fatto, insomma, ci aveva già dato dei segnali, delle indicazioni su Conte che proprio la cosa non andava bene. Io molto scettico, perché ovviamente da tifoso interista speravo che non fosse proprio così. Invece devo dire che nelle ultime settimane c'è stato un vero e proprio tracollo mentale, oltre che tecnico e tattico, della squadra. Adesso infatti approfitto proprio della presenza di Marco e della sua, diciamo, conoscenza dell'ambiente, di chiedergli un'opinione su questo punto di vista. Noi abbiamo proprio visto un vero e proprio tracollo mentale, quasi la butto lì una provocazione: sembra che abbiano mandato Conte dallo psicologo per farlo calmare, ed è troppo calmo adesso, cioè non si può, è diventato quasi il contrario. No, guarda, io credo che siano semplicemente ostaggi di un contratto molto costoso. Villa Bellini. Io penso che se quando si sono incontrati Zhang, Sonin, chiamatelo come volete, avesse lievitato Conte sarebbe andato via. Gli avranno detto: se vuoi andare via ti mettiti. Lui ovviamente non può rinunciare a 12 milioni e mezzo per 3, 12, 24, 36 più un altro milione e mezzo, 37 e mezzo netti di euro, 37 milioni e mezzo di euro. E qui ha detto: io rimango. O lo mandano via, per prendere però chi? Allegri, che ne chiedi altri 7-8 minimo. Ma calcolate che l'Inter paga ancora Spalletti, che prende 6 milioni per un anno, poi avrà per altri 2 anni Conte a 12 e mezzo, più Allegri che meno di 2 anni non ti chiede 8-9, non so, faccio te. Allora è ora di stare con i piedi per terra e di scendere per terra da Marte. Neanche un gruppo come Suning in questo momento può permettersi di pagare tutti questi soldi. Quindi la mia impressione è che siano ostaggio di un contratto molto oneroso, che ci sia qualcosa che sicuramente non funziona. Conte resta un grande allenatore, se esce dalla Champions ha come unico obiettivo lo scudetto, che può vincere. C'è quella cosa che mi convince poco, però i tanti gol che prende, io le squadre di Conte prendere tutti i gol non li ho mai visti, quindi anche questo secondo me è un segnale. E allora, guarda, a proposito di Inter, perché vedo i nostri amici che sono un po' giù di corda in questo, vi faccio fare due risate con un tifoso dell'Inter della zona di Frosinone. Dovete sapere che l'Inter ha proprio un serbatoio di tifosi in Italia, in generale nel mondo, ma anche nel centro Lazio. Il suo commento da tifoso, direi anche molto e troppo equilibrato, un personaggio, ve lo faccio ascoltare. Rigore per la Roma? Volevo aspettare, siamo al 77esimo, almeno Inter 0, Real Madrid 2. Tra l'altro il Real Madrid più scarso degli ultimi 20 anni, senza quel grande signore che è Sergio Ramos e Benzema, che comunque era bei giocatore. Io volevo solo dire una cosa. In Champions League non puoi fare questo 3-5-2 di Falegnani con Gagliardini. Gagliardini, secondo me, lo stanno a far giocare perché domani mattina devi scaricare le cassette dei pesci ai mercati elettrico di Milano, e quindi non sapendo che fare nel frattempo fino alle 5 del mattina ci stanno a fare la partita di Champions League. Perché Vidal, questo si è imputato per circa 2 anni su Vidal, pensato che sia il Vidal che aveva allenato la Juve, che ci ha fatto vincere i campionati alla Juve, 2-3 campionati. Sei ammonito, sei sotto di 1-0, una partita che devi vincere, c'è un mezzo sgambetto, non lo so, magari ci poteva pure stare, manda qualcun altro a protestare
con l'arbitro che già non dà fischiare di rigore, no? No, ti fai cacciare, rimani 1-0 e in 10. Allora, io non voglio dire niente, ma tu c'hai un giocatore, Nainggolan, che dai i piedi. C'hai Eriksen, che dai i piedi. Sei sicuro che non vale la pena mettere due giocatori del genere in mezzo al campo quando stai a due punti nel girone e provare a giocare a pallone? Perché Gasperini sta ai quarti di finale, in semifinale, dove è il pari di finale? Perché la Lazio è già qualificata? Perché la Juve, vabbè, la Juve è una casa a parte, cioè la Juve si è qualificata per forza. Cioè questa è la squadra addetta, io sento parlare di Kanté, un altro falegname, cioè un altro dell'azienda che ha l'Ilba, cioè probabilmente un altro disoccupato dell'Ilba, dobbiamo prendere Kanté. Gagliardini, Kanté, Vidal, a pallone chi ci gioca? Allora, volevo aspettare 10 minuti perché dice no, perché l'Inter ne fa il recupero. Sta gente va bene contro il Benevento, contro lo Spezia, modo. Contro il Real Madrid più scarso della storia. Già bastano due passaggi e sta segnato un altro 19enne, come fa dire l'anno scorso con Barcellona. Beh, pittoresco il nostro amico, però ha posto dei quesiti importanti. Gagliardini, Kanté e Vidal, è un centrocampo che può dare dei risultati? Riccardo? Ma Ciabatella, ragazzi, non è così. No, è giusto, ma penso che i problemi siano altri, tenendo anche conto quello che ha fatto Conte nella Juventus. Probabilmente c'è un discorso anche societario, anche perché Conte nella Juventus è riuscito a fare quello che voleva, ha dettato legge nello spogliatoio, ha creato ha vinto un campionato con 102 punti, insomma, ha fatto quello che ha fatto. Probabilmente non riesce a ripetersi, forse anche perché il pensiero all'interno di una società non è unitario. Marco, in 30 secondi la tua opinione e poi ti lascio. Ha ragione Riccardo, io dovete chiedervi perché dopo Mourinho, nonostante i grandi acquisti, e perché prima di Mourinho, nonostante i grandi acquisti, l'Inter ha sempre vinto poco. Probabilmente c'è un fatto anche societario, ha ragione. Io sono d'accordo, non posso non essere d'accordo. Sui giocatori è un problema, sì, è vero. Ma se fossero veramente Gagliardini, Kanté, Vidal, ed è vero, ma non dimenticatevi che c'è Sessi, che è un signor giocatore, anche se è vero, non ha una grande esperienza, però tecnicamente è bravo, che non gioca. C'è Barella, su Eriksen io effettivamente non riesco a capire, non si prende, però gli allenatori hanno anche le loro manie, se volete. Chi vivrà vedrà. E poi, detto anche tra noi, sì, non mi sembra che Eriksen quando gioca dimostri. Forse caratterialmente è un po' fragile e questo può essere pagato. Bene, ne riparleremo tra qualche mese quando il campionato entrerà ancora più nel vivo. Tutto lo studio ti saluta. Ciao Marco. Per primo. Ciao Marco. Grazie. Io saluto il mio amico Marco Lollobrigida, l'uomo che ha una parola per tutti. Grazie Marco. Buona. Grazie Marco, un applauso da tutto lo studio. Grazie Marco di essere intervenuti. Bene, che dire, io passerei all'ultima rubrica della serata ed è la rubrica molto importante. Pronostici e previsioni, è giunto il momento della rubrica del tipster. Bene. Dopo che rubrica fai? Mi apri le mandi? Diceva Alex che la Roma ha raddoppiato 2-0, giusto Alex? Dominio assoluto della Roma, è entrato Dzeko, caterba di cartellini gialli per il Cluj,
rigore discutibile. Siamo contenti per la Roma che ennesimo risultato positivo, quindi do questi tre risultati, quindi giocate sempre in maniera molto molto tranquilla, pregherei l'energia di rimandare ancora, quindi al Farmer Stadium di Brighton e Brighton-Liverpool diamo la preferenza alla squadra di Klopp, che dovrà riprendersi appunto da quella sconfitta bellissima tra l'altro con l'Atalanta. Abbiamo visto ieri un'Atalanta spettacolare. I Toffees di Carletto Ancelotti nel Goodison Park giocheranno contro la squadra di Marcelo Bielsa, quello che doveva allenare la Lazio, Riccardo, ti ricordi? Beh, va bene così con Simone Inzaghi. Ci teniamo Inzaghi, la parte laziale si tiene molto Inzaghi, quindi a 1,96 la vittoria dell'Everton e allo Stamford Bridge, quindi lo scontro tutto londinese tra il Chelsea e il Tottenham di Mourinho, Chelsea di Lampard. Abbiamo previsto una partita con gol, la quota totale è 5.02, quindi una buona quota. Giocate, divertitevi, fate una scommessa, dato che state a casa giocatevi qualcosa da mangiare, che è la cosa più semplice e soprattutto fa più bene a tutti. Bene, io ne ringraziare tutti gli ospiti, partirei, noi lo lasciamo lì fino alla fine della partita, da Alex Nuccedelli. Grazie Alex di essere stato con noi. Grazie a voi. Continua a seguire la partita, ci risentiremo più tardi. Perfetto. Un grazie, oggi ha fatto anche un'apparizione da Valletta e credo che tutto lo studio un voto alla nostra Hillary. Da 1 a 10. Ha passato a pieni voti. 100. Wow. Passata a piedi piedi. Promossa, quindi voi da casa. Voglio sapere anche il pubblico da casa. Yeah. Voglio saperlo. Adesso anche da casa, durante la settimana manderemo tutti i giudizi. È arrivata una marea veramente di email e soprattutto di domande WhatsApp. Non abbiamo fatto in tempo. Speriamo che la prossima settimana avremo ancora più tempo. Purtroppo è stato quello che è stato. Ricordate, il calcio è sempre dei tifosi. Con la promessa che vogliamo vedere Riccardo o seduto da noi o seduto in una panchina di calcio a 5 in un campo ad allenare. Grazie Riccardo! Grazie a voi! E indubbio, e anche grazie ai miei fedeli scudieri, ovvero io sono il loro scudiere, quindi Alberto Ambrosino e Fedele Maurano. Ciao a tutti! Ciao! Alla prossima! Ciao a tutti! Andiamo con il punto di Briapri sul campionato. Grazie a tutti e ricordate che il calcio è dei tifosi. Di Briapri dopo l'ottava giornata di campionato. Cominciamo subito dalle due squadre rivelazioni, sono chiaramente quelle che più hanno sorpreso rispetto alle aspettative, sono il Milan e sono il Sassuolo, in testa 20 punti, 18 punti. Molti mi chiedono, ma sono da scudetto? Può essere lo scudetto vinto da Milan e Sassuolo? Allora, un po' diversa la situazione delle due. Il Milan, ragazzi, non lo escluderei, ma il Milan è Ibra. E il momento importante sarà le prossime tre partite. Ibra si è infortunato. Quanto vale il Milan senza Ibra? Sarà un test molto importante. Se il Milan riuscirà a tenere il passo anche senza Ibra, e Ibra al suo ritorno continuerà a essere Ibra, ragazzi, è migliore adesso di quanto giocava 10 anni fa con l'Inter. Quindi davvero il Milan potrebbe essere la grande rivelazione anche in chiave scudetto se Ibra tiene. Lo vedremo. Il Sassuolo non è da scudetto secondo me, complimenti a De Zerbi, sta facendo un ottimo campionato, è ancora imbattuto, però non penso che sia da scudetto, ma il vero momento della verità lo vedremo subito. Ragazzi, sabato c'è una partita che dirà tantissimo su Sassuolo, ma soprattutto sull'Inter, c'è Sassuolo-Inter. Io ero presente allo stadio l'esordio in Serie A del Sassuolo, quando l'Inter vinse 7-0 sul campo del Sassuolo, e tra l'altro stesso punteggio aveva fatto in casa. Dopodiché, bestia nera, il Sassuolo è la squadra con cui l'Inter ha il peggior rapporto vittorie e sconfitte, i rapporti presi e giocate, incredibili, peggio che con la Juventus abbiamo con il Sassuolo, una cosa da non credere. E adesso sabato Sassuolo-Inter ci darà la verità anche su quest'Inter, Inter che sicuramente sta un po' deludendo rispetto alle aspettative, soprattutto per la difesa. L'Inter ha fatto 20 gol, che sono praticamente gli stessi di Milan e Sassuolo, che hanno fatto 20-19 gol. Quindi in attacco ci siamo, con una coppia d'attacco fortissimo guidata da Lukaku. Il problema è la difesa. È la difesa ed è il gioco che ancora è alterno. Perdevamo 2-0 dopo un'ora con la Fiorentina e poi nell'ultima col Torino, e poi nell'ultima mezz'ora abbiamo fatto 4 reti. È un Inter completamente pazza. Sassuolo-Inter ci dirà tantissimo. E infine la quarta squadra di cui voglio parlare oggi è la Juventus. Ragazzi, sbaglia chi sottovaluta
la Juventus e chi sottovaluta Pirlo. La Juventus ancora imbattuta, ha fatto 4 vittorie e 4 pareggi, ma soprattutto è con un Ronaldo che sta andando molto bene e mi sembra di vedere che il rapporto tra Pirlo e Ronaldo sia molto molto positivo e sicuramente i migliori tra quello tra Sarri e Ronaldo, e questo può essere un'arma in più per la Juventus quest'anno, che secondo me continua a rimanere la favorita per lo scudetto. Però, come ho detto le altre volte, sarà un campionato estremamente interessante e noi siamo qua per vederlo. Buonasera a tutti.